Ciao ragazzi! Il video di oggi è sponsorizzato da Surfshark VPN, un servizio che ti permette di proteggere al 100% la tua vita digitale. In questo particolare periodo che stiamo vivendo, internet è ciò che ci permette di mantenere un contatto con l'esterno e assicurare la nostra privacy e sicurezza online è fondamentale. Ma Surfshark non fa solo questo, ti permette altresì di visualizzare contenuti non accessibili dall'Italia, per esempio serie TV, o film disponibili solo in determinati paesi, e soprattutto di mantenere protetti tutti i tuoi dati sensibili come indirizzi mail, password, dati bancari, eccetera. A tutti gli affezionati all'inspiegabile, Surfshark in questa occasione offre uno sconto dell'84% sul prezzo dell'abbonamento, più un mese extra gratis per provare tutte le sue funzionalità. Per ottenerlo dovete solo utilizzare il codice promozionale INSPIVPN al momento dell'iscrizione, oppure fare clic sul link che troverete nell'info box. E adesso possiamo passare all'argomento di oggi. A chi mi segue da molto tempo o ha recuperato i miei video pubblicati diversi anni fa, solo recentemente, questa pagina web dovrebbe risultare familiare. La inserì in una classifica dedicata ai siti più assurdi e misteriosi di internet nel 2017, ma di essa ne parlai in modo molto superficiale. Un enigma del genere doveva essere studiato più a fondo e analizzato in dettaglio per arrivare a qualche conclusione logica. Una web che all'apparenza potrebbe sembrare priva di senso o frutto di una mente disturbata potrebbe avere un significato molto più complesso rispetto a quello che ci potremmo aspettare. Tenetevi forte perché stiamo per iniziare un viaggio in una parte di internet che ancora oggi è oggetto di teorie, supposizioni e accesi dibattiti. Ecco quindi i segreti della misteriosa pagina web 973@namo973.com. Inizierò riproponendo qui di seguito la descrizione della pagina che feci nel 2017. Mi sembra un buon punto di partenza, ma anche un modo per mostrarvi ciò che si sapeva fino a quel momento su questa web. Ecco cosa vi dissi in quell'occasione. Entrando nella web, la prima cosa che troviamo è una serie di lettere disposte a piramide. Con un solo clic nella parte superiore della prima parola si accede a un'altra pagina, con alcuni simboli e da lì si può passare a tutte le pagine successive. Quella che a prima vista sembrava una web semplice e povera di contenuti, si rivela un enorme contenitore di lettere, simboli e numeri, accompagnate da immagini a volte inquietanti. Le parole vengono scomposte in numeri e i numeri in parole, seguendo un sistema totalmente indecifrabile. Queste combinazioni di numeri e lettere sembrano voler creare una nuova forma d'espressione e attribuire alle parole un significato nuovo. Più di questo è difficile da capire, soprattutto con una visita di pochi minuti. Quel che è certo, però, è che svelare il mistero di questa pagina web è davvero un'impresa ardua e forse impossibile. Insomma, un enigma a prima vista irrisolvibile. Ma è davvero così? Ed è solo alcuni mesi fa, a distanza di circa 3 anni da quando il caso si fece famoso sui social, che un utente di Reddit dal nome Videogamer Cool Kid è riuscito a proporre una teoria più dettagliata su questo sito. Una delle chiavi per iniziare a portare alla luce i misteri di questa pagina risiede nell'uso criptico della matematica. Nella prima schermata che troviamo, una volta effettuato l'accesso, è possibile leggere sullo schermo A Maze in Abracadabra, un labirinto in Abracadabra. In seguito, dalla parola Abracadabra viene sottratta una lettera alla volta, creando una forma triangolare. Questo sistema di sottrazione delle lettere è molto antico e si diceva che avesse proprietà magiche, o per meglio dire, curative. Questo che state vedendo ora è un amuleto contro la peste che ripropone lo stesso gioco di parole. Se poi consideriamo che anche le altre pagine del sito giocano molto spesso su questo formato, possiamo giungere alla conclusione che i contenuti della pagina siano simili ad un incantesimo che deve avere un effetto su chi legge. Quale sia l'effetto sperato, però, non c'è dato saperlo. La teoria dell'incantesimo sembra confermata tra l'altro proprio dall'uso della parola abracadabra,
che ci ricollega subito all'ambito della magia. Ma non solo, infatti si crede che il termine derivi dalle parole ebraiche Ab, padre, Ben, figlio, e Ruach HaKadosh, Spirito Santo, che ci ricollegherebbero anche alla religione. E questo punto è da tenere in considerazione in vista della nostra analisi. La seconda schermata che ci interessa è quella dal titolo I Thought, Io Pensavo. In questa pagina si fa un uso molto intenso della gematria, una scienza teologica che studia le parole scritte in lingua ebraica e assegna loro dei valori numerici. Ad esempio, A è 1, C è 3, E rappresenta il 5 e così via. Un elemento ricorrente, che tra l'altro appare anche nel titolo, è il numero 973, correlato senza dubbio alla fede in generale e agli angeli. Il primo numero è proprio il 9, che secondo il sito angelnumbers.com rappresenta un simbolo di completezza divina. Ancora una volta, quindi, la religione finisce per ricoprire un ruolo di primo piano nella web. Certo, i numeri 7 e 3, in questo caso, sembrano essere aggiunti arbitrariamente, ma per il creatore della pagina anch'essi devono avere un significato. Fino ad adesso, però, questo punto non è mai stato chiarito. Nelle linee successive, invece, l'uso di lettere e numeri diventa molto più astratto e complesso. Analizzare in dettaglio tutte le combinazioni delle altre lettere e numeri è un lavoro troppo arduo e finirebbe per diventare estremamente noioso. Quello che sì possiamo identificare è come il 9 sia connesso questa volta alla nona lettera dell'alfabeto, la I, che in inglese corrisponde a io, I thought, io pensavo. Quindi l'io è collegato a Dio stesso. E questa correlazione con l'umano la troviamo un'altra volta proprio nel titolo. Se cambiamo l'ordine delle lettere et namu, otteniamo the human, l'umano per l'appunto. E un ultimo elemento degno di nota è rappresentato dall'ultima riga della pagina. AZ, AZZ più 973 più ZA, ZA, ZA. Se l'A corrisponde ad 1 e la Z a 8, come vediamo in questa linea, allora il risultato sarà questo. 1,8, 1,8, 1,8 più 973 più 81, 81, 81. Qui il significato numerico non è possibile dedurlo, ma sommando 1 e 8 otteniamo di nuovo 9, il numero divino e angelico. E un ultimissimo punto da prendere in considerazione è il parallelismo che esiste tra le parole I thought e il famoso I think, therefore I am, cogito ergo sum, penso, dunque sono. La formula con cui Cartesio esprime la certezza indubitabile che l'uomo ha di se stesso in quanto soggetto pensante. Solo che in questo caso il penso è espresso in una forma del passato, pensavo. Quindi si sta forse suggerendo che la certezza dell'essere se è un qualcosa che appartiene a un modo di pensare precedente a quello espresso nella pagina. Ok, ma cosa potrebbe significare tutto questo? A giudicare dal costante riferimento alla magia, alla fede, ma anche a concetti filosofici, è possibile che il creatore di questa pagina web stia cercando di trasmetterci un messaggio, una rivelazione, che possa in qualche modo curare il nostro essere. Abbiamo visto come il gioco di parole abracadabra avesse nell'antichità un potere curativo. E se quello che contiene la pagina dovesse curare un nostro modo di pensare. Ma c'è un'altra teoria, ancora più oscura dietro a questa web. Ossia, quella che vede il suo creatore essere vittima di un disturbo mentale che lo porterebbe ad ossessionarsi con i numeri e la religione. L'insalata di parole e numeri che caratterizza questo sito non sarebbe altro che un modo incoerente di vivere la realtà. Vi ricordate il caso di Karen Catherine Waldegrave? Ebbene, Karen esprimeva il suo disturbo attraverso discorsi incoerenti scritti in centinaia di post su Facebook. Qui la stessa cosa verrebbe fatta all'interno di una web. E un'altra teoria, forse più coerente, suggerisce invece che il tutto sia
un progetto artistico, molto complicato, ma con un significato occulto che solo l'artista potrà portare alla luce. A questo punto, però, lascio la parola a voi. Dando un'occhiata alla web, che idea vi siete fatti della stessa? C'è qualche altro elemento importante che credete dovrebbe essere portato alla luce? Ma soprattutto, qual è il suo vero significato? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.